Querido dietro per il Luzzi. Amadori che nelle ultime quattro gare di campionato ha zoppicato un po', pareggiando con Trissino e Valdagno, perdendo di misura a Forte e vincendo solo in maniera larga contro il Giovinazzo. Martinez sull'errore di Querido, entra in area Martinez, lo chiude bene Mattia Verona, poi la girata di Rodriguez Alato. Pericoloso qua il Follonica, la chiusura di Mattia Verona, poi Pinto dall'altra parte per Cocco. Attaccato da Rodriguez in maniera fallosa, dice Stallone, primo fallo di squadra degli ospiti, due ne hanno commessi i padroni di casa in questo avvio di gara. Cocco dentro per Gonzalo Pinto, 1-0 Lodi, ancora Gonzalo, ancora o jogo do Portugal, momento straordinario di forma per il giovane talento portoghese. Paghi per Banini, dentro la palla molto bella per Stefano Paghi che trova la deviazione vincente per il gol dell'1-1. Dunque dopo tanto amatori, una fiammata del Follonica che trova il pari. La rete di Paghi, intanto diagonale rasoterra di Verona, respinto il contropiede del Follonica. Martinez dentro per Banini e c'è il vantaggio del Follonica in contropiede, clamoroso vantaggio toscano. L'amatore aveva colpito per primo con Gonzalo Pinto, ma poi c'è stato l'1-2 di Paghi e Banini. Luzzi conclusione centrale del mio capitano che trova il pareggio con la gentile concessione di Menichetti, qua sicuramente non perfetto sulla conclusione del capitano. Comunque al 17-21 arriva il pareggio dell'amatori. Giallo-rosso. Parte Pagnini e il Follonica è ancora in vantaggio. 3-2 il gol al 7-0-1. Martinez contro Mattia Verona. Martinez la alza, Mattia riesce a deviargliela. Momento importante del match. Può partire Giulio contro Menichetti, Giulio lo guarda, lo sfida, si allarga, conclusione, colpo di dischetto lungo con una conclusione morbida, allargato il più possibile Menichetti che era stato bravo a ritardare il più possibile il tentativo di trasformazione di Giulio Cocco.